Qui ci troviamo alla zona Santo Spirito, tra poco il professore docente dell'Accademia di Brera, professor Vito Buccarelli, inaugurerà la mostra di opere che lui di solito usa esporre qui a Lanciano. Lanciano è una città molto importante, quindi forse tra le città più importanti d'Abruzzo. E questa iniziativa, come di solito usa fare nel periodo estivo, qui a fare. Ricordiamo a tutti gli amici che l'inaugurazione sarà oggi aperta dal 21 luglio fino al 16 di agosto, quindi invito tutti a partecipare, a vedere queste interessanti opere che poi illustreremo più tardi quando arriverà il professore. Altri impegni, ci tenevo a salutarti Vito, però poi se arriverà sicuramente e verrà di quelli semplici. Vedo altri amministratori, li ringrazio, li saluto, il sindaco di Treglia, il sindaco di San Vito. Ieri ci parla proprio di, non parla di dittature, ma usa un termine nuovo, democrature. Cioè lui dice che sono delle democrazie mascherate. Cioè nel senso che apparentemente tutto è democratico, ma invece c'è poca espressione, poca capacità di poter gestire i media, e da questo simbolo, colui che si oppone al silenzio della dialettica della storia, di colui che cerca di combattere. Mi metti su YouTube? Senz'altro, dove lo mandiamo alle tre? Dove vuoi, l'importante è che siamo famosi nel mondo, famosi nel mondo. Salutiamo tutti gli amici, il professor Vito Buccarelli, scultore, docente dell'Accademia di Brera di Milano, che qui, anziché stare in vacanza a tempo delle ferie, del riposo, sempre attivo, sempre con le mostre, qui a Lanciano, città importantissima, mondo della cultura, e di solito presentare delle sue opere. Posso parlare sì, direttamente? Sì. Allora, questa mostra di Lanciano è il risultato di un lavoro di 2 anni che ho fatto in Tunisia ed è dedicata al Maghreb, quindi è dedicata a questo popolo e a questa terra dolce, sofferente, e ricordo in questo ciclo di opere il sacrificio di Mohamed Bouazizi, quale si bruciò proprio perché aveva avuto queste restrizioni proprio per la sua sopravvivenza. Era un ambulante, ma era un gesto di Mohamed Bouazizi e l'aumento delle tasse sul pane che fece scattare la scintilla della rivolta. Ecco, io ho visto il titolo Gamma Ova, perché sì. Questo titolo? Sembra allora, qualcosa sì, di una finita, realtà che è finita, cioè questa immagine è l'immagine di una folla che innalza il cartello dove appunto si definisce e si chiarisce quel momento, è finita. Perché la polizia, l'esercito, rifiuta di sparare sui manifestanti nella venue di Bourguiba e da quel momento il popolo si libera di Ben Ali, che fugge via e va. Ecco, io ringrazio il professore. Come ho detto agli amici San Vito Vela, di solito l'estate qualche giorno libero viene a fare la vela con noi. E scambiamo opinioni e approfittiamo di conoscere le realtà del mondo, perché il professor Vito Buccarelli è conosciuto in tutto il mondo per le sue opere, e poi dalle immagini che vi presenteremo vedrete e apprezzerete le sue opere. Grazie professore. Grazie a voi. Grazie. Okay. Qui c'è con me il sindaco di San Vito, signor Rocco Catenaro, che viene qui all'inaugurazione della mostra del professor Vito Buccarelli. È un signore molto che ama San Vito, uno dei tanti che forma classe dirigente del mondo. Abbiamo visto le sue opere. Ecco, in merito a questa cosa vuol dire qualcosa?
innanzitutto lo ringrazio perché per l'invito ed è un onore per noi sambitesi, diciamo, visitare diciamo, questa esposizione fatta da Vito Bucciarelli. Vito è uno dei figli nobili di San Vito, no? Ricordiamo Renzetti, Sigismondi, ricordiamo Tosti, ma tantissimi altri. E voglio dire questo, è uno dei figli nobili, la sua arte è un'arte, come ricordato dal critico poc'anzi, internazionale, è un'arte che nasce già da quando era giovane e che diciamo, a tutt'oggi diciamo, è ancora incrementata, è ancora in essere, è ancora diciamo, validissima. E ha un riscontro veramente notevole anche nell'ambito critico. Ecco, il professor Vito, tempo di estate, vacanze, lui, come ho detto prima, lavora incessante, senza riposo, fa tante cose per il bene comune. Ecco, a San Vito potrebbe essere realizzato un salone, qualcosa da mettere a disposizione tutte queste opere, visto che è veramente è grande il professore, per noi pensa sempre a San Vito. Con lui abbiamo proprio alcuni giorni fa, qualche settimana fa, pianificato una mostra all'interno del Palazzo Comunale, una mostra dedicata ad Annunzio. Lui interverrà sicuramente con delle sculture, con delle pitture e queste opere saranno esposte all'interno del Palazzo Comunale. E Vito, credo di fare un'anticipazione, sarà sicuramente colui il quale darà una mano all'amministrazione per quanto riguarda il percorso culturale che faremo sicuramente da noi in apprezzo. Ecco, prima di ringraziare Silvio Rocco, vorrei ricordare l'invito di una passeggiata in vela. Come sa, ogni anno un personaggio famoso lo porta in vela e scambiamo opinioni e facciamo una conversazione lungo la famosa costa dei Trabocchi. Manterrà la promessa? No, assolutamente, anzi, come ti dicevo prima, anche se ultimamente in questi ultimi anni il mare lo vedo un po' con il cannocchiale, però sicuramente andremo in barca a fare questa cosa. Ecco, ringrazio il signor sindaco, sempre pronto a ogni mia chiamata, è veramente ammirevole, non da tutti i politici. Saluto a tutti gli amici che ci seguono in Italia e nel mondo e alla prossima occasione. Grazie. Fai un primo piano. Ecco, adesso è motivo d'orgoglio, è un motivo d'orgoglio per noi sambitesi, vicino di casa, il mio giardino confina con suo. La sua impressione? Bellissima, l'impressione veramente mi ha colpito, quel suo voler dimostrare la forza di questa gente, la volontà di riscatto. Il pane simbolo del popolo evoluto del popolo che fino adesso è stato schiavo, che finalmente ha potuto parlare, ribellarsi, insomma, ed è una cosa molto bella. Ecco, ringrazio la signora Marino, ecco, abbiamo sentito una testimonianza. Come sapete, amici, qui San Vito è un piccolo paesino, ma è importante perché sforna ogni anno classe dirigente che poi ci rubano il mondo. Sì, veramente.